Buona domenica. Ciao, buona domenica a tutti. Eccoci qua con una nuova bottiglia e una nuova storia. Ma una cantina già conosciuta Una e incontrata. cantina già incontrata. Siamo qui nella terrazza, come sentite, con molta probabilità comincia già a sentirsi la fine del lockdown. Sì, mancano meno di 12 ore. Esatto, siamo in attesa delle 12 ore fondamentalmente. E nel frattempo ci trastulliamo e godiamo di una bottiglia di Friulano, di Furlan, dell'azienda di Gaspero, di Faedis. Faedis, siamo sui Colli Orientali, siamo in Friuli Venezia Giulia e siamo in un posto spettacolare, dove c'è anche una specie di, la chiamano la ponca, la pulca, adesso non mi ricordo esattamente come. La polca dubito. No, la ponca, praticamente è una sorta di piscinetta dove fanno anche pallanuoto, ma in realtà è un torrente, mezzo ai boschi, mezzo alle colline, mezzo a un Beh, sacco si di cose respira belle. ancora aria di ruralità. Esatto. E quindi partiamo a scoprire questo vino. Siamo nel 2018, siamo a 13 gradi e mezzo. Basta, non dico altro, andiamo alla vista, no? Giusto, agli occhi. Occhi, andiamo. Andiamo agli occhi, con gli occhi a me verrebbe in mente l'oro. Non Sì, so, ti viene bene, mi mente a viene me. bene, ottimo. Giallo dorato, relativamente tenue, non eccessivamente intenso, però sì, un bel giallo dorato. Al Esatto. naso presenta note vegetali ed erbacee di primo acchito. L'erba, E anche in una effetti sì. buona mineralità. Tracce di nespola, un po' di frutta leggera, ma non il suo tratto caratterizzante. È In complesso bocca, sì, è comunque, complesso. non è così semplice da inquadrare, è complesso. Comunque, adesso tu l'hai già in bocca, fresco sicuramente, ma Ma non prima che troppo. fresco, Non direi troppo. secco, perché il grado alcolico comunque si sente. Caldo, Bon, mi direi. sapido, perché sapido, la mineralità che trovi al naso la trovi anche in bocca. La freschezza forse c'è, ma è subito equilibrata da una morbidezza, non mi sembra il tratto caratterizzante. Sapidità e mineralità è il tratto più che sento prima. E poi il caldo, perché 13 gradi e mezzo Ma fa non li botte? senti. No. No, fa acciaio. Fa acciaio. Però quasi, quasi, quasi. No, io che non sono proprio tutta. A primo sorso potrei quasi dire che non c'entra niente. Però comunque è strutturato come vino. Altro Ah, che, mamma mia, sì. eh. Noi oggi le abbiamo accompagnato un sacco di cose che non avete neanche idea. Adesso proviamo a fare un elenco. Ma forse la cosa con cui si sposava meglio i canestrelli saltati al pangrattato. Ah, un canestrello saltati al pangrattato, sì. Con un'insalatina di accompagnamento fresca, fatta di tante cose, tra cui cetrioli, tra cui Sedano. finocchio, sedano, insalatina bianca, un pelino di senape, un pelino di menta, un pelino di basilico Un paio di e taggiasche. esatto, le taggiasche che comunque danno quell'là. E i canestrelli diventano ancora di più. Ecco. Siamo partiti da due, poi ci abbiamo Evviva. pranzato. Esatto. Bene. Quindi io direi anche qua. Ah, il prezzo? Prezzo. Prezzo. Tra i 6 euro più o meno, Sì, orientativamente. 5-6 euro. No, no, ma infatti. Tanto di cappello Umberto, che è titolare con Flavia, sono loro due, fanno il loro gran bel lavoro, quindi bravi anche a tenere comunque dei prezzi
dei prezzi per tutte le tasche, Ma fondamentalmente. sì, anche perché ripeto, vini che hanno qualcosettine in più e a questo prezzo meritano. Un buon prodotto, pulito. Buona bevuta, evviva, buona domenica, evviva la fine del lockdown. Da Ale Vede. e Fede, alla prossima. Ciao!